Bentornati sulla Cantina Infernale, stiamo facendo una vera e propria saga sul Master System. Abbiamo visto il Master System 1, il Master System 2, scorsa puntata abbiamo giocato a Laser Ghost, puntata prima ad Hang On e questa puntata giochiamo al gioco incluso in nella console, ovvero Alex Kidd. Andiamo ad accendere la console, andiamo a giocare. Ok, partitella ad Alex Kidd, che ricordo io, sto gioco l'ho finito sul canale molto tempo fa. Ok, l'ho finito sul canale molto tempo fa, ho fatto tutta una serie. Adesso però ci giochiamo Real Hardware, facciamo una partitella Real Hardware, così estemporanea. E poi dopo andiamo fuori a vedere se recuperiamo altri giochi per la Zapper, sì, per la Zapper, per la pistola Light Phaser, perché se ricordate, la Light Phaser pare che forse non funziona. Ecco, intanto la TV si è ricordata di estrecciare l'immagine, perché questa TV è particolare. Questa è una TV a 16 nonni della Philips, CRT, con la funzione di... No, aiuto la morte! Con la funzione di strecciare l'immagine... Aiuto! Di strecciare l'immagine per adattarla al video. Soldini. Sì, non si vede al massimo perché siamo col cavetto RF radiofrequenza e la TV è piuttosto grande, anche se CRT è grande e poi streccia anche l'immagine con quella funzione. Forse la dovrei togliere quella funzione. Si può mettere anche proprio in 4 terzi volendo, però poi voi lo vedete male perché sta laterale. Il formato automatico, questo è il formato 4 terzi, però voi poi la vedete troppo così schiacciata, perché già la telecamera è messa laterale apposta per ovviare ai 16 noni, no? Così lo vedete più simile ai 4 terzi. Quindi rimettiamo la visuale automatica. Ah, ma forse aspetta, forse la Laser Ghost non funzionava bene a causa della visuale automatica. Dopo proviamo, eh? A fine questa puntata riproviamo un attimo la Laser Ghost per vedere, perché scorsa puntata ci abbiamo dovuto giocare senza la pistola. Ci abbiamo giocato col pad alla fine, perché abbiamo provato in tutti i modi a usare la pistola, ma non c'è stato verso. Quindi fine puntata proviamo quello. Come vedete, su un televisore CRT grande come questo della Philips, la resa non è molto diversa da quella di un buon emulatore con un buon effetto scanlines. Vedete, si vedono le linee di raster, se ci fate caso. Ma anche nel televisore che c'ho di là, il Trinitron Sony, è la stessa cosa. Quindi insomma, per chi smerda l'emulazione, in realtà l'emulazione, se ben fatta con le scanlines, la resa è praticamente quasi identica. Solo che i puristi ovviamente si incaponiscono e dicono che non è così, ma in realtà secondo me è così. Cioè, non è proprio uguale uguale la resa, ma è molto simile. Allora, facciamo una cosa adesso, proviamo un attimo a rimettere Laser Ghost. Tanto la pistola è ancora attaccata. Quindi rimettiamo un attimo Laser Ghost. Questa partita che ho fatto faceva veramente schifo. Alex Kidd. Questa è la fase in moto, ricordate, sulla moto. E poi ci sono anche le fasi sull'elicottero, le fasi di morra cinese, i suoi boss fight. Questo gioco è fighissimo. Che era un po', diciamolo, era un po' la risposta di Sega allo strapotere di Super Mario Bros. Però era un gran bel gioco questo. Ok, andiamo a spegnere la console. Andiamo a inserire la cartuccia di Laser Ghost. Andiamo a riaccendere la console. Andiamo a vedere se con lo schermo impostato in 4 terzi ora funziona la pistoletta. Vediamo un po'. Ok, facciamo una prova veloce, poi andiamo fuori a vedere i giochi, a prendere i giochi. No, è uguale, è uguale. Cioè, quando sparo con la Zapper, in realtà mi spara la smartphone, ma perché? Cioè, funziona o non funziona sto genere? C'è proprio qualcosa che non quadra, eh. Non va, non va. Non funziona, mi sa che è rotta. Dobbiamo verificare se è rotta la mia light phaser, quindi rispegniamo la console e adesso ce ne andiamo fuori al balcone
a prendere gli altri, a prendere almeno un altro gioco che si gioca con la zapper. Ok? Quindi togliamo la sergossa da qui. Riesco, che il pettine è tosto perché il pettine è stato indurito dalla cantina infernale. La sergossa mettiamo via, questo lo chiudiamo. Andiamo fuori a vedere questa cosa del... Andiamo fuori. No, scusate, eh? Tutto in presa diretta, tutto senza trucco, senza inganno. Andiamo fuori, eccolo qua. Un po' sul tavolino che stava tutto incasinato. Andiamo ad aprire qua. Ecco, qua c'è i giochi del Super Nintendo. Qua ci abbiamo Wanted e Rescue Mission. Proprio quello western, Wanted. Eccolo qua. Prendiamo, portiamolo dentro. Sarebbe da pulire tutta la cosa, però vabbè. Ok, rientriamo. Scusate, la tana zombie è quello che è, non siamo al top, eh. Siamo un po' così. Poi magari taglio sto pezzo perché è noioso, però non lo so, mo vediamo. Forse taglio, forse no. Ok, andiamo a rivedere qui. Il Master System, questo è Wanted, eccolo. Andrebbe pulita la scatola che è tutta zozza, ovviamente. Ok, andiamo a... qua mi sono perso le pantofole, vabbè. Allora, andiamo ad aprire Wanted, eccolo. Dentro c'è addirittura il manualino, che non vediamo perché è tutto ammuffito. Qua c'è la cartuccia. Do una soffiata perché... sicuramente i contatti sono tutti rovinati. Dubito che funzionerà al primo tentativo, ma noi ci proviamo. Eccolo qua, puzza di muffa in una maniera esagerata. Sono pure dei cosetti bianchi qui, sono pezzetti tipo di muffa raggrumata. Ok, vediamo se funziona. No, Alex Key, porca, e non funziona. Aspettate, devo soffiare un paio di volte sulla cartuccia oppure pulirla col cotton fioc. Torno subito. Ok, sono andato a recuperare il cotton fioc. Sta puntata avevamo solo giocato Alex Kidd, eh? Invece guardate che cacchio stiamo a fare. Allora, andiamo a pulire i contatti. So che non si vede un cacchio. Aspetta, proviamo a girarla un po' così la telecamera, così magari si vede meglio. Ok, questa è la cartuccia. I contatti come si puliscono? Non si vede un cavolo di nulla. Allora, questi sono i contatti. Ci si mette il cotton fioc, si fa così, zazza sui contatti. Non si vede niente, eccoli. Si fa così bene, si fa da entrambi i lati perché il pettine c'ha due lati. Non si vede un porca miseria di niente. Allora, lo faccio del meglio. Allora, vedete qui c'è il pettine. Bisogna pulire entrambi i lati del pettine col cotton fioc. Quindi... ecco, tipo, vabbè, poggiamolo qui, ecco, tocca fare tipo, faccio tipo così, però fatto bene, no, come lo sto a fare io adesso, bisogna farlo con due mani ovviamente, cioè puli entrambi i lati, ecco, a tra poco. Ok, l'ho pulito bene, anche se non l'avete visto perché ho interrotto un attimo la registrazione per farlo. Andiamo a riaprire, incrociamo le dita, speriamo che mo parte il gioco. Vai, parti, vai. Vai, faccio il favore. Sì, è partito Wanted. Pull the trigger to start game. Premi il grilletto. Ma perché ha tolto i quattro terzi e ha rimesso? Non funziona. No, mi sa che va messo in porta 1. Perché mo sta in porta 2. Mo adesso la Light Fairy stava in porta 2. Mo va messa in porta 1. Sì, perché certi giochi vogliono un modo, certi altri giochi vogliono un altro. Quindi andiamo. Vai, vai, con la nostra Light Phaser. Eccola qua, l'ho messa in porta 1. Vai. Niente, no, non vede sto televisore. Quindi...
Quindi dipende dal televisore. Questo televisore non è adatto, non gli dà il segnale giusto, penso. Tombstone, liberati dei desperados. Quindi non è che non funziona la zapper, mi sa che è proprio il televisore che non rileva. Vedete, non va. Questo televisore non va bene. Penso non sia la zapper, penso sia il televisore che non è adatto. È un peccato, no? Vabbè, facciamoci una partitella col pad normale, allora. Ma si può giocare col pad normale, questo? No, questo si può giocare solo con la light phaser. Quindi siamo fregati, ragazzi. Facciamo un ultimo tentativo, ma il televisore non è adatto per giocare con la light phaser. Vedete, questi sono tanti problemi. Tipo, se voi con la light phaser volete giocare su un televisore CRT, ok, ce la fate. Però se ci volete giocare su un televisore OLCD, assolutamente, o plasma, assolutamente no, non funziona. Perché la light phaser, cioè le pistole infrarosso, in realtà non sono infrarosso, perché dentro c'è una cellula che rileva la TV, rileva la frequenza della TV. Capito? Il tubo catodico. Quindi serve un tubo catodico per questo tipo di tecnologia qua. Il problema è che pure questo qui, che è tubo catodico, pare che non va con... mettiamo 4 terzi. Ok, ma ho messo 4 terzi. E vedi, non va, non li conosco. Quindi o è rotta la light gun, o è il tipo di televisore che non è adatto. Ed è un peccato. Niente, raga. Sarebbe meglio fare un'altra partita a Alex Kidd, raga, che qua sta puntata veramente langue. Quindi, allora, le console funzionano, i giochi funzionano. Sì, se pulisci i contatti, ovviamente. Bisogna pulire un po' i contatti, se no non li legge, come avete visto. Mi metto a pulire anche bene la confezione del Wanted a fine puntata. Dopo, quando spengo chiudo la puntata off camera, senza farvelo vedere. Sentite che figa la musica. È morto tragicamente il nostro cowboy. La musica è fighissima. Mi ricorda anche, sapete, funerale. Mi ricorda anche la musica del gioco dei lupi mannari, Werewolves of London, per Commodore 64, a cui abbiamo giocato tanto tempo fa, che c'è una musica simile, un po' tragica, no? Sta musica dallo stile un po' tragico, così. E adesso andiamo a farci... Leviamo la cartuccia di Wanted e ci andiamo a fare una partitella, un'ultima partitella a Alex Kidd. Quindi devo rimettere il joypad normale del Master System. Chiudo lo sportellino e andiamo a giocare. Eccolo qua. Col pad. Ok, Master System 2, pad, e andiamo a giocare. La TV fa un po' le bizze, eh? Mi sa che sta a morire il tubo catodico, raga. Perché fa così? Mi sa che mi sta a morire il tubo catodico, raga. Mo esplode la TV. Vabbè, la puntata finisce qui, perché sennò la TV esplode. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao.